Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 21esimo episodio della nostra Master League, signori. Io sono Maullo e continuiamo la nostra avventura con la Roma, signori. Noi veniamo dallo scorso video in cui abbiamo battuto il West Ham, in cui abbiamo anche apportato un cambio di modulo e la squadra sembra girare un pochino meglio. Detto questo, siamo al quinto posto con 30 punti, signori. Il nostro obiettivo è il secondo posto perché difficilmente riusciremo a raggiungere il Dortmund in prima. Ne sono intippato, signori. Ho avuto un piccolo problema di qui pro quo. Va bene, difficilmente raggiungeremo il Dortmund al primo posto. E quindi vediamo, vediamo. Non annulliamoci nulla, però non penso sia fattibile. Detto questo, signori, prima di partire il video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per gente, per il supporto. Vi ringrazio soprattutto per il supporto che state dando a questa serie, signori. Sono contento che vi stia piacendo. Anche io mi sto divertendo molto a farla. Allora, andiamo a sistemare la formazione, vediamo se lui se la ricorda. Non si ricorda un cazzo. Brava, bene, bravissimo così, Pes. Mi fai perdere altro tempo. Non questa, ma questa. Ok. Modifica la posizione, andiamo a mettere. In questo momento c'è Spimas un pochino più avanti, Castello un poco più largo e indietro, Balotto un poco più largo e indietro. Perfetto, utente. Me la salverà e chi lo sa, lo scopriremo solo vivendo, signori. Cambiamo i giocatori. Allora, a posto di Balotta andiamo a mettere Babangida, poi entra il buon Totti al posto di non mi ricordo mai, al posto di Ximenes, ok. Totti lo andiamo a mettere al posto di Espimas e a sua volta a posto di Espimas andiamo a mettere Miranda. Al posto di Miranda, mamma mia, che gran giro di giocatori per fare quattro cambi di ruolo praticamente. E al posto di Cellini dobbiamo andare a mettere Vorlangen. Perfetto, signori. Scorso episodio hanno funzionato questi top player, signori. Vediamo se riusciremo anche a farli girare in questo episodio. Quindi abbiamo detto Forlanga davanti alla difesa insieme a Miranda, ok. Totti trequartista, Castello punta centrale con Espimas e Babangida. Perfetto. Proviamo, signori. Vediamo se la fortuna ci assiste anche in questa partita contro l'Ajax. Signori, partitona. 3 punti da portare a casa. Non voglio se e non voglio ma. Voglio la goleada in questa partita, signori. Nello scorso episodio si è sbloccato il pupone, signori. Si è sbloccato il nostro Francesco Totti. Quindi voglio, signori. Gioco di squadra buono, buono. Ci siamo un attimino troppo leziosi, signori. Che cazzarola, bisogna anche essere più ruvidi e decisi. Troppo leziosi non va bene. Miranda, tiene la palla per Totti. Francesco, stoppone, brutto, brutto di Totti. Attenzione però, subito, recuperiamo la palla con Harty che però la perde. Palla allargata per Valeri, che non sa che cazzarola fare. Stavamo per prendere un gol terribile. Stavamo per prendere un gol terribile. Va bene. La fortuna ci ha assistito, signori. Questa ricordiamo che è l'ultima partita dei vari gironi. Inizierà, dopo di questo inizierà l'ultimo girone. Attenzione, Babangida se n'è andato. Il Bamba. Attenzione, attenzione. No, ho sbagliato tasto. Dando gli occhi al cielo. O forse è il tasto giusto, non mi ricordo, signori. Io purtroppo passo giornate e che poi che devo registrare 2 video di seguito, che poi magari non ne registro per qualche giorno e perdo l'ordine dei tasti. E quindi devo un attimino ricordarmi come cazzarola si tira e come cazzarola si crossa. Quindi c'è un attimo di assestamento nella parte iniziale dei video. Però, con calma, riusciamo a fare tutto. Che cazzarola di passaggio era questo? Allarga la Miranda, che ormai è diventato padrone del centrocampo. Miranda cerca Totti, Castello, Totti, Castello, Castello ci prova. Calcio d'angolo per la Roma. Attenzione, Miranda sul cross. Totti. Ma porca paletta ambriaca. E dai, che era fuori però la palla. Totti ci ha provato come la scorsa volta contro il West Ham. Vorlangen per Totti. Totti, 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 no, dovevo tirare, mannaggia la. No. Chi è che si va a pigliare il fallo? No, per fortuna siamo stati graziati, signori. Scusate, avevo detto che volevo la goleada io contro l'Ajax. Porca paletta ambriaca. Vorlangen mio, che cazzo, allora tieni tutto il tempo sta palla. Non c'hai piedi d'oro. Aia, 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 aia. Buona così. Sesi. Cecil lo insegue e fino a quando non recupera il pallone, Cecil! Ah,
Sesenino, bravissimo a recuperare il pallone, ma c'ha i piedi peggio di non so chi. Dai, attenzione, 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 se ne va sulla fascia, vuole il cross, Valeri svetta su tutti. Non riusciamo a uscire, signori, ma stiamo a scherzare che non riusciamo a uscire? Porca miseria, non riusciamo a uscire. Dai, dai, leva di sta palla. Kivu, porca miseria. Doppia porca miseria, signori. Kivu. Miranda, niente da fare. Niente, no, se devono segnarci per forza, signori. Valeri riuscirà a... grande conquista palla, Valeri. Valeri, cercato Babangida. Babangida se ne va, grandissimo contropiede della Roma, signori. Contropiede della Roma, contropiede della Roma. Il Bamba, Castello. Che gol della Roma, signori. Che gol della Roma. Spettacolo, contropiede, Babangida si accentra, passaggio in profondità, buco di Castello, se lo scordano lì. Roma 1, Ajax 0, gol di Castello. 1-0, bella così, signori. Allora, io, notizia importante, sto valutando il prossimo acquisto da fare perché abbiamo già dei bei punticini. Allora, il detto dice che di solito vince la squadra che fa più gol e non quella che ne prende meno, giusto? Quindi vorrei, anziché ogni partita dover spostare Babangida da una fascia all'altra per avere il giocatore che mi corre di più sulla fascia, andare a comprare un giocatore da mettere su quella fascia. Totti tiene fisicamente e riesce a trovare Babangida che parte. Babangida fa fare il giro dell'universo al proprio difensore. Babangida, Totti! Bella l'azione, bravo Babangida. Vorrei comprare un giocatore da mettere sulla corsia di sinistra, in questo caso perché a destra abbiamo Babangida. Il nome che mi frulla in testa, signori, è quello di... attenzione, attenzione, Castello, mannaggia. Lì se c'era un giocatore che correva, signori, mamma mia come ce l'andavamo in contropiede pesante. E vorrei comprare un giocatore su quella fascia, Mancino. Che sicuramente appena dico il nome nei commenti mi ammazzerete. Vorrei comprare il signor Roberto Carlos. Lo so perfettamente. Beh, io non so che dire, signore. Io non so che cosa. Come commentare questa situazione. Non so come commentare questa situazione. Veramente, sono shock. Shock, shock, shock. Shock, 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 signore. Abbiamo preso il pareggio più inutile della storia. Questo Sesi salta da solo, va bene, bravo Sesi. Attenzione, calma. Babangida, 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 vede Arti, che la passa dietro per Totti. Totti, Totti dal limite! Dovevo entrare di più, cazzarola. Quindi, signori, ricapitolando, vorrei comprare Roberto Carlos per metterlo. Attenzione, Espimas, 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 Espimas! Piano, piano! Risponde così alle informazioni sul possibile arrivo di Roberto Carlos. Risponde così, signori, conquistando un pallone, piazzandolo piano piano. Risponde così alle critiche su Roberto Carlos e Spimas. Risponde sul campo. Grande Spimas, proprio dimostrazione di orgoglio e attaccamento alla maglia. Grande Spimas, grande Spimas. Ma Roberto Carlos lo compriamo lo stesso, signori. A meno che non ci sia una sommossa popolare nei commenti di non comprare Roberto Carlos. So anche perfettamente che, diciamo, Roberto Carlos è un terzino di difesa. Noi lo andremo a mettere come attaccante puro, come terzo là davanti sulla corsia di sinistra. Ma signori, come correrebbe Roberto Carlos? Babangida, Babangida, Babangida. Bravissimo, Babangida. Nei minuti di recupero conquista un calcio d'angolo. Miranda. Per Totti, il pupone si gira. Er pupo, er pupo, er pupo. No, che cazzarola fate tutte e due. Il pupone è stoppato proprio sul più bel. No, no, no. No, non ci sto a prendere il gol del pareggio ora. Non ci sto a prendere il gol del pareggio. Arbitro, è finita. Arbitro, arbitro, faccio come Mazzarri, l'orologio. Arbitro, 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 arbitro. Non vuole sapere niente l'arbitro. Se mi pareggiamo. Ma come cazzo l'abbiamo preso sto gol? Mamma mia, mamma mia, ma vaffan bagno, dai. Era finita 2-2. Non ci posso credere, non ci posso credere. Non ci posso credere. 2-2 con l'Ajax, 2-2 con l'Ajax. Ma stiamo scherzati qui. 2-2 con l'Ajax. Dovevamo stravincerla sta partita. Bravi, guarda con chi stiamo a pareggiare, porca miseria. Guarda con chi stiamo a pareggiare. Con quelli che si tirano il pallone di sopra.
Ma con chi sta a pareggiare? Attenzione, Arti, 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 c'è Capapangida che ha autostrade davanti a sé, signori. Autostrade, autostrade, caimate l'ANAS, signori, perché Capapangida se n'è andato, Capapangida! Siamo riusciti pure a recuperare il pallone, mannaggia. A parte il fatto, no, ma non era fallo mai nella vita, ma non era fallo. Miranda si prende il cartellino giallo, ma non era fallo mai nella vita, signori. Avevo preso il pallone pieno avevo preso. Valeri, Valeri. Chi c'è qua? Babangida, riesce a partire Babangida? Ok, Babangida è riuscito a ripartire, signore. Babangida è partito, Babangida è partito, Babangida è partito. Il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba, il Bamba! Ci sono allargato troppo. Devo cercare il passaggio. Devo cercare il passaggio, signori. Devo cercare, aspettate. C'è una cosa, impostazione di formazione. Spostiamo, vedete? Voglio evitare questo, voglio evitare proprio questo. È anche vero che stiamo costruendo bene con Babangida da quel lato, però grandissimo il Totti, Totti, Totti che nel secondo tempo si è perso un pochino. Bo no, porca Valeri, ok. Valeri cerca il Bamba, cerca il Bamba, cerca il Bamba che si crea lo spazio e parte. Babangida, 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 tiene fisicamente Babangida, Babangida riesce ad entrare, Babangida, Babangida. Calcio d'angolo. Mannaggia, oh. Due volte in vantaggio, due volte sotto. Vorlangen, 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 Vorlangen dal nulla. Ci prova lui, completamente murato. Attenzione, Valeri, 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 Vorlangen, Vorlangen. Totti, 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 Totti. Valeri, Valeri, Babangida, 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 Babangida ancora. Babangida, fallaccio su Babangida, ma vaffan bagno. Attenzione, Miranda, non so, non le so fare queste cose, signori, quindi la butta dentro. Attenzione, Vorlangen, Vorlangen! Mannaggia, bello, bello, se sta deviata entrava era bellissimo. No, Miranda, ma perché ci sta Vorlangen sulle ribattute, sulla prima, sul passaggio, sul calcio d'angolo? Perché ci sta Vorlangen? E chi lo sa? Oh, volevo la goleata, ma dovevano essere tutti i gol miei, no? Goleate nel senso... Babangi, che cazzo la fai? Ci passi da davanti e da dietro? Dovevano essere tutti gol miei, non goleata nel senso una partita con tanti gol. Porca miseria. Vai, Babangida. Attenzione, Castello ha lanciato Babangida, 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 Babangida. Altro errore mio. Ma porca miseria, una partita in cui potevamo vincere, fare tanti gol e prendere tanti punti per il prossimo giocatore. Castello, attenzione, attenzione, Castello, Castello, Castello! Mannaggia, mannaggia. Miranda, ancora, Totti riesce a girarsi. È il pupone, entra in aria, il pupone! Er pupone! Il numero 10 della Roma! Ha segnato Francesco! Totti! Francesco! Totti! Trova l'angolino! 3-2 della Roma sull'Ajax! Mamma mia, che goleate che stiamo a fare, signori! Che goleate che stiamo a fare! Attenzione! Totti, 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 Babangida, Babangida! Ha perso l'attimo il Bamba, ha perso l'attimo il Bamba, ma riesce nuovamente a ricrearselo! Il Bamba, Babangida! 4-2 della Roma sull'Ajax! La segna anche lui! Su un pallone recuperato da Francesco Totti, Babangida! Trova l'angolino cadendo addirittura! Mamma mia! Sostituzione dell'Ajax al 26esimo, Ajax 2, Roma 4, signori. Tanta roba. Calcio, finalmente un po' di calcio spettacolo. Riusciamo a portarlo a casa. Ah, mannaggia, 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 mannaggia. Buono, Cecil, buona attenzione. Espimas, Miranda, Miranda, Franceschino Totti. Franceschino Totti vede il compagno Espimas. Espimas punta, punta qualcuno. Attenzione, Castello, Castello. No, cosa ha sbagliato Castello? Gran pallone in profondità, Castello la sparapacchia fuori. 4-2 della Roma sull'Ajax. Quando dicevo che volevo la goleata in questa partita, non sbagliavo, signori. Non sbaglia, Valeri recupera un gran pallone per Totti. Totti che cerca il Bamba, Bamba che se ne va ancora su quella fascia. Bam bam, bam bam, signori, bam bam, Babangida, 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 mannaggia. Mannaggia, 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 non siamo riusciti. Bene nel cross, dai cazzarola, ma entraci con un po' più di forza, mannaggia. Attenzione all'Ajax, recupera, tenta di recuperare fuori gioco di Vicky, di Babangida, che è rimasto oltre la linea dei difensori. 34esimo, Ajax 2, Roma 4.
Ajax 2, Roma 4. Cortesemente evitiamo di prendere un altro gol stupido come quelli che abbiamo preso finora. Ci riusciamo? Ci riusciamo? Li abbiamo presi tutti di testa, signori. Li abbiamo presi tutti di testa. Ivanov, ok. Siamo in controllo della situazione. Con calma, Ivanov, bravo così. Per Stromer, per Valeri. Valeri cerca Abamajeda sulla fascia. Che no, bamba mio, mannaggia, eccesso di sicurezza, signori, eccesso di sicurezza, qua siamo in due a difendere, nessuno al centro dell'area, vabbè, c'è finita, no, mamma mia, un Ajax che non demorde, un Ajax che non demorde, questo rende la partita combattuta. Valeri, cercato ancora Babangida, che decide di non partire sulla fascia, Babangida cerca Forlangen, Forlangen perde il pallone. Ci perdiamo in questi passaggi, bravissimo Stromer, recupero palla di Valeri mio, ti stai giocando veramente il posto, non so se tu l'hai ancora capito. Dai, ma che cazzarola di colpigliamo, ma è mai possibile che non riusciamo a saltare di testa, mannaggia di una pupazza ambriaca, è mai possibile che non riusciamo a fare un intervento difensivo di testa, non ci riusciamo, porca miseria, oh. Non ci riusciamo, non ci riusciamo, non riusciamo a difendere in maniera giusta di testa, attenzione. Minuti di recupero, vinciamo ancora con un gol di scarto, signori. Tanti gol, tante occasioni, ma un solo gol di scarto. Finisce qui. L'importante, signori, era portarsi a casa i 3 punti. Questo era l'importante. L'importante era portarsi a casa i 3 punti, signori. E va bene così, ci sta bene, ci sta bene. 4-3, 18 tiri a 9. Una bella partita. West Ham pareggia contro il Rio de Janeiro e il Parma pareggia contro la Fiorentina. Ottimo per noi, signori. 2 punti recuperati sia sul West Ham che sulla Fiorentina. E il Dortmund no. Dortmund no. Allora, Babangida per Castello. Espimas ha segnato in contropiede. Miranda per Totti e Totti per Babangida. Signori, tanta roba. Bellissimo, bellissimo. Mi sta bene, mi sta bene. Sono contento, sono contento. La formazione finalmente inizia a girare e questo per noi è un'ottima informazione. Sono contento. Prendiamo solo 5 puntini, punticini, nonostante i 4 gol potranno essere molti di più, e saliamo a quota 27 punti. Va bene, non demordiamo. 27 punti sono tanta roba. 27 punti sono tanta roba. Il mio obiettivo, che dovrebbe essere Roberto Carlos, quanto costa? Giusto così per impazzire un attimino. Roberto Carlos costa 36. Cazzarola. Azzarola, Robertino Carlos costa 36, ma ancora non possiamo comprarlo, signori. Decisamente no, abbiamo solo 27 punti. Detto questo, comunque, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale. Aspetta, vediamo un attimo la classifica prima che io già me ne stavo andando. Siamo quarti a 33 punti, siamo a 2 punti, signori, dalla Fiorentina e dal secondo posto, quando sta per iniziare l'ultimo turno di partite. 6 punti ci distano dal Dortmund. Dovremmo vincerle tutte per sperare nel primo posto. La vedo difficile, però mai dire mai, signori, mai dire mai. Detto questo, signori, io vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!